Ore 21 in punto, buonasera dallo studio di TV6, un nuovo numero di replay. Che fosse un campionato difficile lo si sapeva, che fosse una stagione lunga e logorante lo si sapeva, ma pensare di andare in sofferenza già dopo 11 giornate di campionato era un'ipotesi remota. Il Pescara invece è già costretto a rincorrere. Sono tanti i punti di svantaggio dalle zone alte della classifica. Questa sera c'è un posticipo che ci riguarda da vicino perché in campo la Reggiana che sta perdendo sul campo del Pontedera 1-0 al termine del primo tempo. Tra poco Andrea Costantini ci darà tutti i dettagli. Si viaggia dunque a ritmi imbarazzanti per quanto riguarda il Pescara e se si continua di questo passo la Serie B, il Pescara la vede con il binocolo. Vado a salutare i nostri amici in studio, ritrovo con piacere l'agente FIFA Alessandro Alberti. Buonasera Buonasera a te Enrico, Alessandro, ben rivisto, grazie grazie per per aver l'invito. accettato il nostro invito. Antonio De Leonardis, il baffo di Replay, buonasera Totò. Un bentornato nel nostro studio a Paolo Sinibaldi, al collega Paolo. Buonasera Paolo, Ciao grazie Enrico, per aver accettato grazie. il nostro invito. L'altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco, Salve a buonasera tutti, Francesco, buonasera. e l'altro amico e compagno di viaggio, Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te. Andrea Costantini, buonasera. Ciao Enrico, buonasera. Com'è andato questo primo tempo della Reggiana sul campo del Pontedera? La partita la sta facendo la Reggiana, ma ha colpito il Pontedera con Magnaghi al 39esimo, un tiro cross che è arrivato dalla destra, deviato da un difensore e gestito male dal portiere Voltolini che ha respinto proprio addosso a Magnaghi che in tap-in ha segnato il gol del vantaggio del Pontedera che sta giocando evidentemente di rimessa. Quindi per il momento all'intervallo Pontedera 1, Reggiana 0. E vi dico anche che tra poco inizierà il posticipo del Girone A, un big match a Salò, Stadio Turina, tra Ferrarpi Salò e Padova. A te. Buonasera anche a Loris Bennato alle telecamere, buonasera a Maurizio Daguì in regia. Allora, è vero che c'è ancora tanto tempo, è vero che questo risultato della Reggiana potrebbe, usiamo il condizionale, anche modificare un po' il pensiero dei più scettici, però Alessandro è giunto il momento dei fatti, non più delle parole. Sì, è il momento dei fatti. E io ipotizzavo, questa è una domanda che mi era già stata fatta in passato, pensavo che il mese di ottobre, in considerazione del fatto che il Pescara incontrava Reggiana, Entella, Modena Siena. e Siena, potesse darci una chiave di lettura un po' più, non definitiva, perché questo sarebbe esagerato adesso ad ottobre, però che ci desse un'indicazione. Prima io non mi sbilanciavo semplicemente perché il Pescara prima del mese di ottobre veniva da dei turni infrasettimanali. E io ho sempre sostenuto che in Lega Pro è difficile che i giocatori possano fare 5 partite in 14 giorni come nei grandi club nei quali tra l'altro soffrono anche gli stessi giocatori. Il mio modesto parere è che questa squadra, a mio avviso, ha delle qualità, ha delle doti, ha delle potenzialità, potrebbe anche pensare di arrivare ad una condizione però scientifica e basilare, che devono trovare un equilibrio in fase difensiva, perché è una squadra che concede troppo e sta dando, a mio avviso, la convinzione a chi ci gioca contro che, pur essendo una squadra temuta, perché Pescara è rispettato e temuto, però ormai sta infondendo la convinzione in chi ci gioca contro che il risultato si può sempre rimontare. E quindi questo gioco di equilibri, secondo me, alla lunga sarà determinante. Veniamo alla partita di Siena per rivederla anche se in pochi minuti. Totò, Pescara che prende gol quando va in superiorità numerica. Anzi, i pericoli maggiori, grazie al solito Di Gennaro, sono stati salvati in 10 contro 11. Cosa è successo in quel momento della gara? Rivediamo anche subito il gol subito dal Pescara. Ma direi che è anche un film purtroppo già visto in precedenti partite. Io penso, senza pensare di essere offensivo, che l'allenatore da un po' di settimane sta dando i numeri, nel senso che dopo aver puntato tantissimo su questo modulo che è il suo mantra, diciamo questo 3-4-3,
ha cominciato a cambiare, ci ha fatto vedere tutti, da una settimana all'altra poi, insomma, tutti gli schemi di gioco, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, l'ultima con variabili. Io credo che tutto questo sta aumentando un po' la confusione di questa squadra, al di là di quello che può essere, cioè quello che abbiamo visto all'inizio della stagione, le prime due giornate, è praticamente dimenticato. La squadra attuale purtroppo ci stanno dicendo proprio queste cose. Dire. Anche ecco, su questo discorso ci torniamo. Vorrei, su questo episodio del gol, qui in pratica c'è una difesa schierata, sì, sì, ma ancora una volta la palla passa liberamente in area di rigore. Chi vuole commentare questo episodio? Non c'è compattezza, Enrico, perché purtroppo è la squadra improvvisata. Tu, voglio dire, questa storia di cambiare modulo ogni 4 giorni o 5 giorni, non è che se tu hai lavorato, voglio dire che da luglio a agosto hai lavorato in un certo modo, poi non puoi improvvisare settimana in settimana, cambi modulo. Questo lo fanno le grandi squadre che hanno forza, che hanno carattere, che sono bel Pescara. Quello che manca è proprio questa compattezza, questa solidità di squadra, al di là di quelli possono essere i problemi della difesa, credo che siano determinati anche da tutto il complesso della squadra. Purtroppo su questo gol che vuole intervenire Francesco? Il gol intanto c'è da dire che questo gol era, come possiamo dire, la cartina di tornasole di tanti gol presi dal Pescara. Io non voglio dare colpe specifiche, però se ci abbiamo proprio le immagini, adesso che lo rivedremo per l'ennesima volta, il centrocampista che deve dare un minimo di protezione proprio dove si svolge l'azione, ed è Memusciai, guardate Memusciai fermo, eccolo lì, questo qui in primo piano, qui l'azione si svolge e Memusciai sta a guardare la partita, e come lui ci sono a turno, una volta un giocatore, una volta cioè, un altro. C'è l'errore di non intervenire sul... lì c'è l'errore di che non interviene, e poi c'è l'errore che si perpetua nel non nemmeno seguire l'azione, nemmeno rientrare, si ferma lì. Scusa, ma là sono 5 difensori. Non è una squadra presa d'infilata, cioè, là sono 5 difensori in mezzo all'area, ma non è il primo gol. Quello, non esatto, è il primo sì, gol che vediamo così. Infatti, ti ho detto, è scombinata, è la cartina di tornasole, di tanti gol presi. Evidentemente, in fase difensiva, qualcosa bisogna cambiare. Deve cambiare l'allenatore durante la settimana, perché sono cambiati i giocatori. Una volta gioca uno, Alessandro, Riccardo, e prendi gol. Il gol, peraltro, è un autogol, perché secondo me, se non ci fosse stata la deviazione, lì la parava il portiere, forse andava fuori la palla, però se la regia ci aiuta, e l'elemento più significativo al di là del gol sono state le azioni precedenti, cioè le azioni successive all'espulsione del giocatore del Siena, perché prima di questa credo che sia stata addirittura la terza azione che abbiamo patito in superiorità numerica, perché prima c'era stato un colpo di testa clamoroso di un giocatore dentro l'area che colpisce indisturbato. Ed è questo che io dico quando c'è mancanza di equilibrio. Io dal vivo il Pescara l'ho visto l'ultima volta con la Reggiana. È vero che la Reggiana ha pareggiato il secondo gol in netto fuorigioco, però la sensazione che ho avuto è che ci fossero delle praterie dove si infilavano gli avversari. Cioè è questo che secondo me deve essere sicuramente ritoccato, perché poi bene o male davanti questa squadra il gol lo trova, e bisogna riconoscergli, al di là delle critiche dettate dai risultati ultimi, questa squadra secondo me c'ha un elemento significativo importante, e che comunque quando è in svantaggio la partita la riesce quasi sempre a recuperare. Questo secondo me potrebbe essere una base su cui lavorare, fermo restando che diventa imprescindibile l'aspetto difensivo. Cioè dietro c'è sempre il semaforo rosso acceso. Allora, 4 partite di seguito, 2 gol a partita. Questi sono gli episodi che e ci qua si giocava già in 11 sì, contro 10. Ha preso gol tutte le partite. Allora Paolo, cioè, ormai abbiamo capito cosa è successo in queste 11 giornate di campionato, almeno dall'esterno l'abbiamo capito, perché poi dall'interno dovranno forse essere loro a risolvere i problemi. Scusi se ti interrompo, dall'interno forse non l'hanno capito nemmeno loro, a cominciare dall'allenatore, perché non ci sono segnali di miglioramento sulla fase difensiva. Ricordava giustamente Totò, hai preso sempre gol, non hai fatto una partita, 0-0. Magari non riesci a segnare, ma almeno prendi il punto.
vai sempre sotto, comunque ti rimontano. Paolo, quindi cosa ti puoi rimarcare di queste prime, cosa ti ha colpito in negativo, perché di cose positive ce ne sono davvero poche? Allora, sull'episodio hanno detto tutto loro, c'era la difesa praticamente schierata, un gol per certi versi incredibile, ma andando a guardare un po' tutto l'insieme delle azioni, soprattutto in tante partite, nella fase anche iniziale, che la difesa, ma direi proprio tutta la fase difensiva, perché poi penso che abbiate parlato tante volte anche nelle puntate precedenti di quello che è il ruolo del centrocampo, non sto parlando del gol subito contro il Siena, ma in generale fa pensare che ci sia un problema a monte, non soltanto della difesa in senso stretto. Dopodiché si può parlare di tutto lo stato di confusione che si è generato soprattutto nelle ultime partite, perché io adesso, questa è la prima partecipazione di quest'anno al replay, però se la stessa domanda tu me l'avessi fatta ad esempio 2 mesi fa non ti avrei assolutamente risposto in questo modo, perché 2 mesi fa si vedeva qualche segnale anche di forza della squadra, ma anche di io non ho seguito proprio tutte le puntate vostre, però anche di bellezza in certi momenti della squadra. Negli ultimi 2 mesi ho visto una grande confusione, un grande calo, non so perché. Figlio di? Secondo me anche i giocatori che sono un po' scarsi, forse abbiamo sopravvalutato, che è scarsa la rosa. Ma forse li abbiamo sopravvalutati, perché stanno facendo degli errori Loro non si trova mai. No, ho capito, però guarda, devo dirti che quando poi vedi la partita vedi degli errori talmente banali che dici: ma perché commettono questi errori? Perché è vero il modulo, è vero il 3-5, la confusione, tutto, però è vero anche che un giocatore in campo, se sa giocare a palla, sa giocare. Io vedo delle cose veramente che è difficile da commentare, proprio di delle lacune che sembrano quasi imbarazzanti, ma no, al di là del modulo, al di là di, vedo, ho detto, ma guarda, mi ha fatto fare una riflessione un mio amico, ma guarda, mi fanno, sono scarsi, guarda, io ci ho pensato, ho detto, ma forse sempre esagerato, però da come giocano, ha fatto 2 partite, dopo si sono involuti, cioè involuti con degli errori talmente banali. Ad esempio sul gol, se tu li vedi, sono tutti fermi. Sì, cioè sono fermi, allora dico, ma perché sei fermo? Qui non è questione di modulo, perché anche un dilettante sulla palla ci va, perché dice vado a cercare di difendere la porta. Che durante la settimana ho capito, ma se tu sei fermo, tu guarda, 5 fermi, guarda, 2, 4, 5, 6. Sei fermi, nessuno. Alessandro, la ricerca del modulo è un falso problema. Guarda che si ferma. La ricerca del modulo è un falso problema? La ricerca del modulo non è, secondo me, un falso problema, perché io ho sempre sostenuto, forse anche nel corso dei tuoi inviti, io ho sempre sostenuto che l'allenatore intelligente è quello che fa di necessità virtù, perché se non puoi fare un sistema di gioco con dei giocatori che evidentemente hanno delle difficoltà, e mi riferisco al centrocampo, perché il centrocampo, tranne Rizzo, non ha dei grandi interditori, cerca comunque di portare a casa in qualche modo il risultato. Non credo che la squadra del Pescara sia scarsa, questo lo escludo categoricamente, anzi secondo me è una squadra che ha delle qualità. Devono, probabilmente il mercato di gennaio, caro Enrico, potrebbe essere quello che sposta l'ago della bilancia. Perché in un dobbiamo andare a gennaio se sono forti? Non è un controsenso, perché? Perché questa squadra viene da 2 retrocessioni, dovevano fare un repulisti generale che hanno fatto solo in parte. Beh, ma quindi, però gli altri non giocano, tranne Memmusciai, gli altri sono tutti fuori, adesso repulisti c'è stato, perché tranne Memmusciai, Valdifiore e Grano sono fuori squadra. Ma non è il discorso, però attenzione, però c'è una rosa ampiamente rinnovata e che arriva dopo una situazione come quella degli ultimi 2 anni, secondo me delle difficoltà ce l'ha, per cui nonostante in questo momento l'occhio della critica sia focalizzata nei confronti dell'allenatore, d'accordo, però ci può anche stare. Io invece invito sempre ad avere molto equilibrio, perché il campionato è ancora lungo, cioè noi non possiamo ogni volta rimettere in discussione tutto quello che è stato fatto, perché attenzione, il ricorso poi sistematico al cambio dell'allenatore negli ultimi 2 anni ha portato dei disastri clamorosi. Quindi io credo che, visto che lui ha cambiato direttore sportivo, un allenatore nuovo, io cercherei di mantenere quelle che sono le certezze del Pescara e lavorare sui difetti.
Scusami, giusto, è tutto Totò, giusto. Totò e poi Francesco, Totò. No, vorrei chiedere quali sono le certezze. Le certezze è una squadra. No, le certezze. No, no, fammi capire. Allora, le certezze di questa squadra sono una squadra che ha il miglior attacco del girone. L'altra certezza è che c'ha una delle peggiori. Quindi non è una squadra. Ma che mi sai? Ma non è vero che non è una squadra. Ma non c'è equilibrio. Ma lo guarda che se ascoltavi quello che ho detto nell'intervento di introduzione, ho detto che questa squadra non ha un equilibrio. Allora, se trovare l'equilibrio vuol dire mandar via l'allenatore, lo mandassero via. Però non vuol dire cambiare modulo ogni tre giorni. Ma di che stiamo a parlare? Ma non c'è un'identità sta squadra, l'ha persa quella che aveva all'inizio del campionato, che ci piaceva tanto, è finita, non c'è più. L'ha persa e l'allenatore sta andando a tentoni, ogni settimana cambia una cosa. Allora la domanda te la faccio io, che cosa devono fare? Ma che faccio l'allenatore? Ma che significa allora? Che dobbiamo risolvere i problemi? Ma non dobbiamo risolvere. Stiamo ragionando su quello che è la squadra in questo momento e quello che ha fatto finora. Bene. Non è che parliamo, la vediamo, perché cambiava allora l'allenatore. Cosa fanno? Non è un problema nostro cambiare l'allenatore. Ma siamo invitati a... Parliamo invece dei problemi che c'ha. Si possono anche risolvere i problemi con questo allenatore. Esattamente. Ma secondo me sì. Ho capito. Sono d'accordo. Io non nessuno credo alla certezza che cambia l'allenatore, anche perché, come diceva lui, negli ultimi anni, nei disagi. Non credo che Totò stia facendo questa analisi perché vuole il cambio dell'allenatore. Io sto dicendo che l'allenatore sta dando i numeri, è diverso. Voglio dire, questo è ancora un'espressione più forte. Ma più forte rispetto alla mia, perché se tu sto parlando di quello che ho visto io, poi tu può darsi che l'hai visto in altro modo, però quello che ho visto io in 11 giornate sono che sta cambiando, non ha mai schierato la stessa formazione, non ha mai schierato lo stesso attacco, non ha mai schierato la stessa difesa, cambia modulo ogni partita. Di che calcio parliamo? Scusatemi, sarà un problema questo? Sarà questo un problema? Dipende dai punti di vista, perché ricordati che ci sono le classifica, che ti devo dire? Allora vuol dire che questa squadra è una squadra che doveva essere prima in classifica dalla prima giornata. Allora, se hanno dato a questo allenatore in mano una Ferrari, è giusto che lo esonerano. La verità può darsi che è la verità, ma non è che non c'è una verità, sono dei modi diversi. Perfetto, allora magari non è una Ferrari e quindi è da vedere che tipo di squadra è, bravo, però non è nemmeno una squadra scarsa. L'allenatore, allora la domanda è semplice: perché all'inizio questa squadra dava segnali incoraggianti, adesso i segnali non è che sono incoraggianti, ti scoraggiano ad avere fiducia, soprattutto proiettato al futuro, soprattutto per la fase difensiva. Quindi l'allenatore, al di là delle scelte, al di là del dover cambiare, sono d'accordo comunque con Totò che non vuoi cambiare ogni settimana uno, due, tre o quattro giocatori, ma deve evidentemente lavorare in un modo diverso. Ossia, nessuno di noi può, perché adesso manco ci si può andare per il Covid a vedere gli allenamenti e tutto il resto. Sono porte aperte. Sono porte aperte. Sì. Benissimo. Allora, anche se tu vai a vedere, è l'allenatore che deve sapere che se continua a prendere gol, devi trovare una soluzione diversa. Però Alessandro cambiando l'allenatore non è sicuro che risolvi. Appunto, io l'ho detto, esatto, tu non hai la certezza. No, io levo Utieri, ne prendo un altro, questa squadra di colpo, non prendi più gol e vince le partite 1-0. Io sto dicendo un'altra cosa, scusate. Non deve cambiare l'allenatore, deve cambiare quello che ha fatto finora. Se non è capace, cambiare. La gestione di questa squadra è fallimentare, come dice la classifica, come dicono i gol subiti, e via dicendo. Riccardo, prima che parli tu, mi fai sentire un attimo il presidente Sebastiani cosa ha ribadito ieri sulla posizione di Auteri, perché era una voce che circolava dalla serata di sabato. L'ha avvicinato Roberta Di Sante. Rumors hanno sollevato l'ipotesi di un allontanamento di Auteri. È in discussione la posizione del mister oppure no? Ma non esiste proprio, il fatto stesso che stiamo qua insieme oggi lo dimostra, ma non esiste proprio, non è mai stato in discussione. Il mister ha preso una squadra completamente nuova, la sta plasmando, i ragazzi adesso abbiamo avuto anche moltissime defezioni negli ultimi tempi per Covid, per infortuni vari. Noi siamo tranquilli, abbiamo un percorso da fare, la squadra è
praticamente nuova, per 9 undicesimi è nuova e quindi ci vuole del tempo. Il campionato di Serie C, come tutti gli altri campionati, è molto lungo. I valori, quello che mi fa stare tranquillo è che noi non abbiamo incontrato finora nessuna squadra che ci ha messo sotto a dire sono più forti di noi, per cui abbiamo tutto il tempo per recuperare e fare un buon campionato. Questa squadra così com'è, secondo lei, è adatta al tipo di gioco di Auteri o va ritoccata in qualche maniera? No, ma questa è una squadra che abbiamo costruito insieme. Purtroppo, come dicevo prima, ci sono state alcune defezioni che non hanno permesso al mister di giocare diverse partite con una formazione fatta, e quindi ci sarà tempo, ripeto, per mettere a posto tutti e recuperare. Allora, scusami Riccardo, vengo da te perché Alessandro in pratica ti ha risposto un po'. Sebastiani, per il mercato non c'è da fare molto, non so prima chi sosteneva che a gennaio bisogna prendere i giocatori più funzionali. Io credo che un con delle qualità di interdizione il Pescara lo debba prendere, ma era quello che cercavo di dire prima, ovvero sia hanno delle difficoltà e delle lacune, però credo che per cercare di costruire qualche cosa non si debba sempre ricorrere alle rivoluzioni, il cambio dell'allenatore o quant'altro. Che torna in vantaggio. Torna in vantaggio il Pontedera sulla Reggiana, questa è una buona notizia. Scusate, tutti gli allenatori. Facciamo una volta perché c'è ancora Ricchi in parcheggio. Io stavo sostenendo questo, voglio dire, ci sarà il mercato di gennaio. Peraltro, se la Reggiana oggi dovesse perdere a Pontedera, è la dimostrazione che forse non c'è uno schiacciasassi in questo genere. Quindi tempo per migliorare ce n'è. Certo che se ne saranno resi anche conto loro delle difficoltà che c'ha questa squadra, perché questa squadra a metà campo non c'ha aggressività. Sono dei gran passisti con buonissima tecnica, però poi quando aumenta il ritmo vanno in difficoltà. Allora Riccardo, prima ti avevo fermato un attimo, volevi continuare il discorso. Non arriviamo mai una volta primi sul pallone e non vinciamo un contrasto. Questo è, se tu vedi la partita, e quindi una squadra che non arriva mai davanti poi va in difficoltà, perché, ed è quelle stesse parole che ha detto Alberti, cioè noi buona qualità ma non c'è grinta, non c'è voglia, cioè, e poi perdonami e termino, sono disattenti, vanno in campo con la testa chissà dove. Ecco, sul discorso che ha fatto il presidente, non abbiamo mai trovato squadre che ci hanno messo sotto, siete d'accordo? No, si può essere anche d'accordo, ma si può essere, ma personalmente non sono d'accordo, ma non è quello il problema. Il problema è che tutti gli allenatori, i grandi allenatori, ma anche quelli normali nelle varie categorie, sostengono che l'allenatore è importantissimo, non determinante, che determinante poi diventa l'episodio ed è la partita, ma è importante lavorare sulla fase difensiva e sulla fase di costruzione del gioco. Poi in avanti, diceva Ancelotti, uno dei grandi, lasci spazio, ossia gli schemi, la tattica, il modo di stare in campo, il modo di intervenire, il modo di lavorare durante la settimana e poi metterlo in pratica la domenica, e soprattutto sulla fase difensiva, sulla fase di costruzione del gioco e di interdizione da parte del centrocampo. I risultati ci dicono che questa squadra tutto questo non lo fa, perché bene o male un gol lo fa, parentesi. Poi continua a non giocare Ferrari, che è il capocannoniere, ma qui sono scelte che si valutano dopo dell'allenatore. Ma la fase, se è vero che questa è la squadra che ha la peggiore difesa, è un dato di fatto inoppugnabile. Qui non è questione di dire. A Siena, come diceva Totò, vengo da te Paolo, ha cambiato il sistema, l'allenatore è passato a un 3-5-2. Ma se cambia sistema e poi però lavora male, potrebbe optare per il 4-3-3, quindi la ricerca affannosa di una disposizione definitiva, crediamo che sia questa la problematica maggiore, inquadrare una squadra, perché come diceva Alberti, Rizzo è l'unico che è incontrista a metà campo, Pompetti è elegante. E poi scusa, c'è stato anche, se la memoria non mi inganna, correggete, ma mi sembra che negli ultimi giorni di mercato Busellato abbia chiesto di andare via, o ricordo male? Beh, il caso Busellato è un po' particolare. No, io parlo come caratteristica di giocatore, non voglio entrare nei meriti degli aspetti contrattuali o di gestione. Le scelte fatte in estate. Però questa squadra, a mio avviso, paga. Tante. Anche Valdifiori e Galano sono ancora qui, ma però non ci sono, questa quindi squadra, a mio parere, ha bisogno di un tempo anche per smaltire tutto quello che c'è stato gli anni passati.
Era difficile ipotizzare che dall'oggi al domani scusami Francesco Paolo, io sarò semplicemente proprio rapidissimo, tanto lancio un input che poi potranno raccogliere oppure no. Che nelle ultime settimane il Pescara è stato messo sotto da qualche squadra, adesso non le ricordo tutte le partite. Te le dico io, la Fermana al primo tempo, però non molte ci ha fatto squadre, prendere una palla. Molte squadre ci hanno messo sotto. Fermana. Nelle ultime partite, addirittura per tutta la partita, in altre situazioni, anche quando abbiamo fatto punti e magari eravamo un pochettino meno disastrosi di oggi, il Pescara per certe porzioni di partita è stato messo sotto. Dopodiché, per quello che dicevi tu riguardo a questi continui cambi tattici, non so quanti ne ha cambiati, ma da quello che era Auteri una volta integralista, adesso li ha cambiati praticamente tutti i moduli. Credo che sia Paolo, un sintomo di confusione questo. Sì, no? Ma al di là se è confusione o tentativo, Paolo, ma che tu metti quattro difensori, tre centrocampisti e te, quindi 4-3-3, 3-5-2, scegliete 5-3-2. Ma se non lavori sul piano pratico, non basta che io metto quattro pali dietro e tre in mezzo se poi questi non sanno come muoversi in sincronia. Questa è alla base di qualunque cognizione di calcio. Sì, chiamarlo, uscite, però, parlate con un allenatore qualunque e vedi che ti dice. Sì, ma sono giocatori professionisti, non è che non sanno dove andare in campo, dai. Ah, noi possiamo fare pure a meno per l'allenatore, scusami, Dio, no, che significa? No, non sanno come però, andare capito, in campo. Ma vabbè, ma c'è qualcosa che non va. Comunque, una delle note liete di questo Pescara lo abbiamo detto qualche minuto fa, riguarda l'attaccante Ferrari, che è il miglior marcatore della squadra, 5 reti allo suo attivo, e proprio Ferrari è in collegamento con noi. Buonasera Ferrari, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Grazie intanto per essere con noi. Allora, tra le tante note negative, Ferrari, il portiere e qualcun altro sono i pochi aspetti positivi. Però al giocatore ovviamente interessa il bene comune, il bene della squadra. Però 5 gol sono un buon bottino per iniziare questa nuova esperienza, o no? Ci segue Ferrari? Il collegamento non è di... Sì, ti seguo, caro. Voglio dire, più contento per i gol fatti oppure per questo rendimento della squadra non eccezionale? Abbiamo problemi sul collegamento. Allora invito la regia a riposizionare Ferrari, altrimenti lo vediamo, però non lo sentiamo. Allora, diciamo, Ferrari, siete d'accordo che è un po'... No, io volevo parlare proprio di Ferrari. Se riusciamo ad averlo, eccolo qui. Ci sente adesso? Caro. Sì, ora sì. Mi diceva che non c'era connessione. Ecco, ora okay. Sì. Allora, diciamo, Ferrari 5 gol, dovrebbe essere contento per il suo ruolino personale, però conta sempre il bene della squadra e ci sono ancora dei problemi. Certo, Dio, come ho detto nell'intervista dell'altro giorno, è più bello, ti dico, non fare gol e vincere con la squadra. C'è più serenità nel gruppo e per quello ho detto quelle cose. Penso che è giusto che così sia, più che a livello personale. Però 5 gol in 11 partite non sono poche per uno che non ha avuto il massimo dello spazio, no? No, certo, per quello dico sono il più contento. Più che altro che ho lavorato anche tanto d'estate per farmi trovare subito pronto come mi sono fatto trovare. E niente, sempre a disposizione, come ho sempre detto, sia dal primo minuto o anche da subentrato. Senta Ferrari, lei è arrivato in estate dopo la promozione con il Como, quindi sperava di rivivere una bella stagione. Si era iniziato bene nelle prime partite, poi c'è stata questa fase calante. Dovuto a che cosa, secondo lei? No, ti dico, secondo anche tanti episodi che ci hanno giocato contro, diciamo, come sempre dico, non abbiamo fatto anche prestazioni come abbiamo fatto 2-3 a basso livello, ma penso anche ci è voluto un po' per la stanchezza che abbiamo avuto per quelle partite ravvicinate. Però come ho anche detto ieri, anche noi a Como siamo partiti belli forti, poi abbiamo avuto un piccolo calo, ma poi ti dico, basta stare sempre sul pezzo, lavorare come lo stiamo facendo, che arriveranno quei risultati, no? C'è Totò De Donardis, un collega che voleva chiederti qualcosa. Prego, Totò. Ciao Ferrari. Io so che domani uscirà un servizio sul centro di Giovanni Tonzolonati, cui metto in rilievo il fatto che Ferrari abbia la media gol, un gol ogni 75 minuti.
una media gol che superiore a lui ci sono solo in Europa Lewandowski e Haaland. Già questo spiega. Cioè, siamo... No, ma è così. Voglio dire. No, certo. Voglio dire, magari, alla fine, praticamente lui ha fatto una sola partita da titolare, diciamo, perché è sempre subentrato, una partita l'ha giocata in un 4-3-3, facendo anche l'esterno. Voglio dire, a me sembra che sia utilizzato poco e male, secondo me meriterebbe un altro modo. In questo momento è il capocannoniere della squadra, pur avendo giocato pochissimo rispetto agli altri. Ecco, pensi di poter avere più spazio durante il futuro campionato, nel futuro? No, dico, lo spero, io lavoro per quello. Però ti dico, come sempre c'è il mister e accetto tutto. Come ho sempre detto, metto la stessa voglia se parto dal primo minuto come da subentrato. Penso che si è visto che anche da subentrato ho provato sempre a stare in partita, anche se entravo e stare subito pronto. Come si sta trovando a pescare in questi primi mesi? Lei ha avuto delle buone esperienze a Piacenza, 10 gol, a Pistoia, 13 reti, poi c'è stato qualche infortunio. Doveva venire a Pescara già nella passata stagione, perché Repetto lo voleva portare a Pescara, poi non se ne è fatto nulla, e lei è ancora del Napoli, è una stagione anche decisiva per la sua carriera questa, no? Certo, poi ho saputo del progetto, conoscevo Pescara perché ho avuto tanti amici che hanno giocato qua, poi la città mi avevano parlato benissimo, ti dico, con la mia amorosa ci stiamo trovando più che bene, perché dico, una città bellissima sul mare che ci piace, e anche quello dico, ti fa trovare, diciamo, l'ambiente giusto per far bene. Come dice lei, questi anni scorsi ho avuto 2 o 3 infortuni che mi hanno tenuto un po' fuori, però dico, per fortuna quest'anno sta camminando per bene, quindi speriamo che continui così. Ecco, come ambiente come lo trova? Adesso un po' qualche polemica per i risultati che non arrivano, però voi siete, mi sembra, voi in campo siete tranquilli. No, ti sono sincero, come ho sempre detto, lo dico da primo tifoso, che lo sono pure della mia squadra, sono giuste sempre le critiche, è giusto che la gente chieda di più come ha fatto, ma penso che anche noi stiamo, purtroppo come ho detto prima, non si vedono questi episodi positivi che ci volevano, però ti dico, la squadra sta volando, la squadra sta bene. Siamo tutti con la testa giusta, che penso che la cosa più importante è restare uniti e squadra tifosi come staff, come ho sempre detto, in questi momenti particolari, che è l'unica forma di andare avanti così, di salirci, diciamo. Ecco, all'inizio della stagione si diceva il Pescara non ha un vero e autentico bomber. Mi ricordo che intervenne anche un suo ex procuratore, Donato Di Campli, che ci diceva aspettate perché vedrete che Ferrari farà tanti gol. Quindi intanto i rapporti con Di Campli sono rimasti buoni, mi sembra di capire. Sì, e poi sempre. può essere lei quindi il nuovo bomber del Pescara? Lo spero veramente. Ti dico, dopo 2 anni difficili, che sapendo come un attaccante, anche voi lo sapete, che vive da gol, non poter fare bene per problemi, diciamo, esterni, anche se mi allenavo bene, se stavo sempre qualcosina, c'era di dolori o queste cose esterne, ti dico, stare qua magari, accada come è accaduto a Piacenza, che mi hanno accolto con le braccia aperte come qua a Pescara, i tifosi, la città e anche tutto il settore, diciamo, lo staff e così, e speriamo, come lei ha detto, che accada. Allora, ultime 2 domande da De Leonardis da Andrea Costantini. Totò, velocemente, perché l'avevamo promesso pochi minuti, prego. Ma guarda, intanto credo che Pescara, la coppia Ferrari-De Marchi, credo che sia la seconda o la terza del campionato con il numero di gol. Hanno fatto 8 gol insieme, però insieme l'abbiamo visto giusto una volta, insomma, tra l'altro con Ferrari un po' esterno, diciamo. Ecco, come coppia con due centrali di questi, due attaccanti di questo tipo, potete coesistere, giocare uno accanto all'altro, vuol dire, anche come schema tattico? Sì, certo, si è visto anche in quella partita, come dice lei, che abbiamo giocato assieme, che si può fare di tutto assieme. Come ho sempre detto, preferisco giocare con lui o come con gli altri, non è che è una cosa che, diciamo, che mi cambia molto, però come ha detto lei, ci siamo trovati anche bene assieme. D'accordo. Allora, Andrea Costantini. Sì, buonasera Franco, buonasera. Domanda, insomma, anche sulla tua collocazione tattica. Tu prediligi giocare in un attacco a 2 oppure prediligi l'attacco a 3, essere il centravanti? Quali sono, insomma, le tue preferenze?
Ti dico, con tutte e due mi trovo bene, perché anche mi piace giocare con tre davanti, come con una punta, diciamo, due davanti o uno dietro, più da trequartista, che è comodo avere sempre uno più a fianco. Magari anche, come dice lei, con uno dietro da trequartista, delle volte ti trovi più comodo, che sai che c'è sempre, diciamo, una punta a fianco a te vicina. Allora, noi a Pescara abbiamo avuto un altro Ferrari, Totò se lo ricorderà sicuramente, Giovanni Ferrari, che nella stagione 78-79 portò il Pescara in Serie A con Angelillo in panchina. Riccio Gol fece le reti importanti per quella promozione. Abbiamo avuto i due, guarda. In precedenza anche un altro, esatto, Ferrari con Io parlo con di Tom attaccanti, questo è allora, Giovanni. Lei sarà tra i protagonisti per questo ritorno in Serie B, cioè voi ci sperate ancora, d'altronde i risultati potrebbero anche darvi ragione, come ad esempio stasera a Pontedera, se non cambierà di molto la Reggiana che sta due perdendo. Pari. Ecco, proprio in questo istante ci dicono che stiamo su 2-2. Quindi una Serie C che cambia 2-2 da un momento all'altro. Cambia molto, ci contate ancora, ovviamente. Certo, ti dico, anche l'anno scorso abbiamo vissuto squadre come, se mi ricordo, la Renate, che era partita forte, era più 10, più 12, e alla fine, se le squadre dietro non mollano come stiamo facendo noi, piano piano siamo arrivati, dico, le siamo sorpassati le girone di ritorno. Quindi ti dico, noi ci crediamo, stiamo lavorando a 2000 tutti, che è la cosa più importante, che la squadra ci creda. Quindi noi ci crediamo e continuiamo così, sperando questi domenica risultati. Domenica si deve tornare alla vittoria contro l'Olbia, però, questo per è forza, per forza. Sì, per forza. Grazie a Franco Ferrari, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. E speriamo che queste parole riescano a ridare anche un po' di fiducia a tutto l'ambiente. Grazie ancora, ringrazio il figlio stampa di Pescara. Buonasera a tutti. Allora, grazie, ci fermiamo 3 minuti. Allora, Andrea, ci confermi il 2-2 tra Pontedera e Reggiana? 2-2, doppietta di Zamparo per la Reggiana, secondo gol sul rigore. Pontedera, che dopo il gol di Magnaghi era tornato avanti con Caponi. A Salò, Feralpi avanti sul Padova 1-0 al secondo minuto. Il gol di Miracoli, a te. Insomma, Ferrari ci ha fatto capire, non vi agitate, che tanto il campionato si può vincere ancora. Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità. A tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico.
Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:43 minuti, Andrea Costantini, risultati dai posticipi. Tutto invariato, mancano 5 minuti a Pontedera, 5 minuti al 90esimo, 2-2 il parziale tra Pontedera e Reggiana, siamo quasi alla fine del primo tempo a Salò, per Alpi sempre avanti 1-0, probabilmente più che gol di Miracoli e autogol di Antonio Donnarumma, portiere del Padova, fratello di Gigi. Quindi per la Reggiana mancano ancora 5 minuti, vediamo la classifica aggiornata con questo risultato, la Reggiana dovrebbe dunque restare a 8 punti di vantaggio, 25 punti, poi c'è il Cesena 24, Modena 21, Ancona 19, Imolese 18, a quota 17, Gubbio, Siena, Pescara e Vispesolo. Insomma, ci stiamo preoccupando un po' troppo perché gli addetti ai lavori sostengono sempre c'è ancora tempo, i campionati di C non si decidono ora, ci stiamo preoccupando troppo? Non è che ci stiamo dicendo in maniera lucida quelli che sono i problemi. Quindi con questo andazzo il campionato è palese che non lo puoi vincere e poi arrivare nei play-off. Però se le cose migliorano, perché non pensare di poter recuperare? L'importante credo che, oltre al fatto di ciò che deve migliorare Pescara, sia importante che non ci sia un caso Ternana come l'anno scorso, che ti fa 10 vittorie di fila e ti lascia e lascia il vuoto. Quello è fondamentalmente il concetto. Parto da te, voglio sentire la risposta di tutti. I casi Baldi, Fiori e Galano, non stiamo parlando di due ragazzini, sono due elementi che hanno una lunga carriera alle spalle. Come vanno risolti? Perché è inutile che Matteassi ci venga a dire non gioca perché ha il mal di testa o il mal di pancia, cioè diciamo le cose come stanno, perché una volta può avere il mal di testa, a parte ci sono farmaci che fanno sparire il mal di testa in 10 secondi. Però sono delle problematiche difficili da risolvere o no? Allora, prima, quando poi giustamente si è scaldato Antonio. Ma Antonio si scalda sempre. Ma no, ma correttamente. Lui si riscalda. Ciò che volevo sottolineare in realtà era proprio il fatto, quando io dico che ripartire dopo le due annate precedenti non era facile, alludevo anche al fatto che ci sono dei giocatori che è palese, Galano su tutti, che debbano cambiare aria, ma sono prigionieri del contratto. Io credo che Auteri, che in questo momento è sotto, diciamo, la lente di ingrandimento e quant'altro, tutto sommato, se vede che il giocatore non è in condizione mentale di poterlo convocare, lo lascia a casa. Adesso deve fare solo questo potrebbe genere. Potrebbe esserci anche l'altra faccia della medaglia, il giocatore però forse non è contentissimo perché non gioca mai.
Sì, però tu non è che Enrico, però, però quindi... ascolta, nella gestione di un gruppo, nella gestione di un gruppo, tu non puoi condizionare il lavoro degli questo altri. Sicuramente. E questa è una l'hanno detto alla Juventus, parliamo di Cristiano Ronaldo, perché le dichiarazioni di Bonucci e Chiellini hanno messo in luce un dato di fatto, hanno detto lui era un corpo a parte, sapevamo che era un mostro e non ci siamo adeguati. Alla Juve, a Pescara, Segalano, che è recidivo mi pare anche in determinate tipologie di comportamenti, continua a comportarsi in una determinata maniera, lo devi accantonare per la tutela del una gruppo. Una domanda, Valdifiori è stato un elemento positivo, nel senso che in panchina incoraggiava i compagni. E questa è una domanda, è una domanda che deve presentarsi sui social, sempre postato discorsi di ottimismo, quindi è uno positivo. Questa è una domanda che forse era giusto porre dall'esterno, perché noi non sappiamo cosa dall'esterno mi sto domandando. Valdifiori che non fa nemmeno un minuto è un caso. Me lo sto domandando anch'io, tanto che se non ricordo male l'anno scorso nella stagione disgraziatissima fu impiegato forse una partita come uno dei due centrali, proprio perché gli si imputava il fatto di essere un giocatore a metà campo troppo lento. Paolo. No, guarda, su Valdifiori cioè è incredibile che non giochi neanche un minuto. Poi gli addetti... Non viene nemmeno convocato più. Sì, sì, che non rientra proprio nei piani della società, dell'allenatore. Gli addetti ai lavori mi dicono che l'hanno tranciato, con Auteri non può giocare. Secondo me invece qualche minuto, vista la situazione che c'è, potrebbe anche giocare, non credo che sia l'ultimo della classe. Con Galano, a parte i comportamenti di Galano, che poi vai a capire se perché non gioca che si comporta in quella maniera o se perché è prigioniero del contratto... Credo che sia un altro clamoroso errore di gestione, un po' societaria e un po' tecnico, perché sono due giocatori che, vista la situazione, poi sono potrebbero essere che ancora pesano utili. Sulla gestione. Galano non ha brillato nemmeno lo scorso anno, pure lo scorso anno si parlava di certi atteggiamenti di Galano e tutto il resto. Poi c'è l'altro aspetto, tu dicevi no, nemmeno un minuto, Auteri li sta provando tutti i giocatori, non si capisce perché non provi Galano e Valdifiori, e non credo che ci si possa nascondere dietro Valdifiori e Galano, non sono in condizione, perché se è vero come è vero che si allenano regolarmente, se è vero come è vero che di solito tutti dicono quando gli fa comodo, dall'allenatore, dal primo allenatore all'ultimo e dal primo giocatore all'ultimo, cioè, ma per trovare la condizione devi giocare, allora trovatemela voi la soluzione. Quindi due casi risolti, Totò? No, credo che siano due casi che si porta dietro da luglio, voglio dire, cioè, non ha senso questo modo di gestirli, insomma, soprattutto Valdifiori, insomma, sta ai margini della prima squadra dall'inizio della preparazione, lo stesso Galano. Poi di Galano ogni tanto sta fuori, dopodiché appena qualcosa va male dice adesso ritorna Galano, ma cioè, è una gestione cervellotica, insomma, come devo dire, a me sembra una cosa, cioè prendi una decisione, Valdifiori e Galano non sono convocati dall'inizio, voglio dire, non è che poi a intermittenza, poi adesso perché se ricordi Totò hanno occupato un posto in lista, sì, quella lista che non ha permesso ad esempio il rientro di Balzano, giocatore che poteva servire esattamente, giusto, hai ricordato benissimo, voglio dire, se c'era questa idea, voglio dire, prendi Balzano e Galano metti fuori, voglio dire, non è che perde. Voglio dire, se non gioca così non è che guadagna. A centrocampo c'è stata l'assenza di Pompetti, che è il regista, il centromediano metodista, giocatore di qualità. Valdifiori non ha giocato nemmeno non c'era Pompetti, ossia non è a dire oggi sta giocando Pompetti, l'allenatore 3-2 convocati. Appunto 3-2 preferisce quello. Sì. C'è Riccardo? Dietro c'è tanta confusione. Sono due casi diversi. Perché Galano è stato cercato di. Hanno provato a recuperarlo e ha fatto delle prestazioni disarmanti e giocando con molta sufficienza. Due partite, però Totò ha attaccato una palla, e ogni volta che prendeva la palla faceva così. Ma no, due giudizi di quello che ho visto. Ma Totò in campo. No, ma pensa alla gestione di Galano in 11 giornate, non in due partite. Fatto l'esame a Galano, è entrato, ma dai, non ha senso. Però hanno provato a metterlo in campo, Valdifiori neanche quello. Vabbè, allora sono due cose diverse. L'hanno gestito benissimo. No, io sto dicendo che secondo me stanno sbagliando tutti. No, ma io sto dicendo che Galano. La
società e i giocatori. È possibile che non si trovi una soluzione per poter avere qualcosina. Ma a Galano la chance gli è stata data, a Valdefiori manco quella. Sto dicendo che Galano non ha dimostrato in campo, essendo un giocatore di categoria superiore, in campo deve arrivare e spaccare tutto. È entrato in campo ed è stato sufficiente. Pure se la squadra gioca male, Galano deve fare la differenza. Ma se ti ci metti Ronaldo, fa la differenza. Cerca di ricordare le occasioni in cui ha giocato e come ha giocato la squadra. Ma cioè, va bene, su Galano, ma convengo con te che tutta la squadra. Però Galano, subentrando, non ha dato, essendo un giocatore con grande qualità, quella forza che poteva dare Galano. E Valdifiore invece è un caso che non conosco, ma credo che non lo conosca nessuno, perché non gli è stata neanche data questa possibilità, cioè non ha mai giocato neanche un minuto. Quindi vende, sono due casi diversi. Io credo che Galano era un caso che volevano vendere e purtroppo non sono riusciti, mentre con Busellato ce l'hanno fatta darlo via, Galano è rimasto qua e quindi a quel punto, avendo qualità, Valdifiore credo che paghi un po' l'età. Credo che sia un giocatore che Auteri non veda per una questione anagrafica, però è un mio modesto pensiero. Enrico, non lo so, perché non lo so, dico 2-2. È finita tra Pontedera e Reggiana 2-2, quindi un risultato che può anche star bene, visto che la Reggiana stava viaggiando. Sì, però io sento dire che questa squadra gioca bene, cioè io veramente sono sconvolto da tutto quello che ha detto anche il nostro allenatore in conferenza stampa, cioè questa squadra ha avuto le occasioni, perché quando un uomo arriva in aria, ma anche se non la dà il finalizzatore nell'azione da gol, no caro mister, non è così, l'azione da gol sono tiri in porta, o fuori, o dentro la porta, o anche la sbucci ma tiri verso la palla, non quando arrivi in area e la perdi la palla è un'azione da gol, perché su questo non mi trovo d'accordo. E lui questa cosa dice, le sue conferenze stampa, sono 11 conferenze stampa che lui inizia a dire in tutte le conferenze stampa, e le sue, la squadra ha giocato bene, cioè, ma non è vero, ma deve dire la squadra ha giocato male, perché la squadra che gioca così gioca male, se no staremmo qua a criticarla. Non può dire la squadra gioca bene ma ci sono anche gli avversari in campo, scoperta dell'acqua calda, certo che ci sono gli avversari in campo, ma tu da come dici dovresti trovare delle alternative. Invece la verità a mio avviso è che i due esterni non stanno giocando molto bene, chiunque gioca da esterno, e il modulo che ha non copre e quindi siamo in difficoltà, e in centrocampo che fa poco filtro, e in difesa che prendiamo una barca di gol perché sono fermi, non corrono, non lottano, non si aiutano. Questo è quello che vedo. Allora, però le partite le vediamo tutti, ma io le vedo differenti da come la vede lui. E lui potrebbe dire la stessa cosa. Ma sì, è peccato però che lui non fa risultato, mi dica quello che vuole. Peccato però perché tu non fai l'allenatore. No, ma non è vero neanche quello. Stavo facendo una riflessione. La fai dopo. La fai dopo perché nella trasmissione Abruzzo del pallone di ieri sera con Jacopo Forcelli e con Andrea Costantini è intervenuto per parlare del Pescara un uomo vicino al Pescara, Alessandro Bruno, che conosce molto bene Auteri perché lo ha avuto a Nocera, l'ho avuto a Latina, e risentiamo qualche passo delle sue dichiarazioni. Alessandro Bruno. Ecco Alessandro, secondo te Auteri, come ha detto ieri proprio lui stesso in conferenza stampa, riuscirà a trovare la chiave di volta per questa squadra? Ma credo proprio di sì, perché comunque è un allenatore che questa categoria la conosce bene e quindi sa come gestire determinati momenti e sa gestire la squadra nel migliore dei modi. Credo proprio di sì. Come si affrontano momenti come questo per il Pescara, che insomma è molto più vicino magari alla metà della classifica che alla vetta? Ma devono pensare, cioè, dalla mia esperienza, in questo momento il giocatore deve solo pensare a lavorare, ad allenarsi a 1000 all'ora, essere compatti, uniti, e solo così si superano i momenti di difficoltà. Altre strade non ne vedo. Non penso che ci sia la magia che esce dal cilindro qualcosa di magico. Lavoro, 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 la quotidianità, solo così puoi superare questi momenti un po' così. Andrea, l'ultima curiosità. Sì, proprio un'ultima battuta. Alessandro, ecco, tu dall'esterno che idea ti sei fatto del motivo per il quale la squadra in poco tempo, Pescara, ha accumulato questi punti di ritardo dalla vetta? Qual è la tua idea? Il fatto che sia una squadra quasi completamente rinnovata o c'è dell'altro, ci sono altri fattori secondo te?
No, il fatto che la squadra sia totalmente rinnovata può incidere, perché comunque ci metti più tempo a plasmarla, ci metti più tempo a conoscere determinate cose, a mettere in pratica determinati principi, perché il Pescara gioca in modo particolare, gioca con un 3-4-3 che a volte può sembrare poco equilibrato, ma l'equilibrio si ritrova con delle cose che in campo si fanno e si devono attuare dei principi di gioco. In questo momento alcune volte l'hanno fatto un po' meno e lo dimostra i gol che hanno preso, però nello stesso tempo credo che siano comunque il miglior attacco, quindi in questa situazione devo trovare secondo me un equilibrio tale da poter che poi dopo la squadra possa esprimersi in maniera più completa e cercando di subire di meno. Alessandro Alberti, ti trovi d'accordo con queste valutazioni di Bruno, che conosce bene più di tutti Auteri? Beh, ha replicato un po' il concetto che abbiamo detto tutti noi, quindi dobbiamo aspettare e vedere che cosa ci riserverà questo campionato in seguito, se si riuscirà a modificare Totò scuote la testa l'andazzo anche Francesco, o meno. Totò, perché questa banalità ricorrente che l'allenatore conosce bene la categoria è una banalità allucinante. Io ricordo che Galeone la Serie B non l'aveva fatto nemmeno da calciatore, poi ha vinto il campionato la prima volta. Zeman alla Serie B non ha mai fatto, ha vinto il campionato. Oddo la Serie B non ha fatto nemmeno allenatore, ha vinto il campionato. Di Francesco non ha fatto nemmeno allenatore, ha vinto il campionato. Quindi questa banalità credo che abbia anche portato a questa scelta, credo che sia veramente da eliminare, perché il problema invece che lui deve fare l'allenatore è capire come mettere su sta squadra. L'esperienza che ha accumulato non conta assolutamente nulla. Enrico, in 5 secondi. Ha ragione Bruno quando dice lavoro, c'è solo lavoro, lavoro, lavoro. È logico, ma se tu fai lavoro, lavoro, lavoro e il lavoro è sbagliato, no, tutti quanti lavorano. Che c'è un allenatore, una squadra che non lavora o non si allena o non fanno le ripetute o non fanno la scelta delle soluzioni tattiche, le prove e tutto il resto. Lavoro, 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 ma deve essere un lavoro che ti porta a qualcosa di positivo. In questo momento il lavoro, lavoro, lavoro porta anche il Pescara, prende gol ogni partita e poi ne prende due e non riesce a farne tre, tra l'altro, che tu puoi anche prendere due gol. E mo chiusa perché penso a Zeman, prendi due gol, io ne faccio tre, che me ne frega che ne prendo due, continuo a lavorare allo stesso modo e ricremo l'avversario. Paolo? Lavora no, male. L'unica cosa lavora male. E appunto no, che io non lo dicono, vuol dire che questo lavoro, 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 non va bene. Ripeto, Paolo, per la fase difensiva e per come il centrocampo deve sostenere la difesa e poi andare alla costruzione. No, l'unica cosa che volevo aggiungere riguarda l'esperienza, no? Di cui ha parlato anche Bruno in collegamento nell'intervista. Ma l'esperienza che secondo me dovrebbe aiutare Auteri un attimo a gestire anche il gruppo, perché è un allenatore sicuramente di lungo corso, che conosce certe realtà e finora devo dire che da questo punto di vista secondo me sta un po' peccando, ma lo si vede anche in questa ostentata tranquillità o comunque non voler rispondere a certe domande dei giornalisti, come se i giornalisti facessero solo domande un po' vabbè, insignificanti. Auteri è famoso perché segnali di insofferenza nella sua carriera ne ha dati tanti durante le conferenze stampa, forse qualche volta il nostro Andrea Costantini ci farà rivedere delle passate conferenze stampa che infuocate, rapporti. Però magari nella gestione del gruppo un uomo esperto così ti aspetti forse che sappia certe questo dinamiche, sì. No? Su questo forse un po' qualche piccola zoppia la si vede. Ti aspetti che magari la gestione di Valdifiori e Galano, un allenatore esperto, rotto a tutte le esperienze, a tutte le cose belle e brutte del calcio, la gestisca diversamente, a meno che per Valdifiori e Galano ci sono altri problemi e a questo punto, caro Presidente, questa è la telecamera, caro Presidente Sebastiani, esce allo scoperto e parli se c'è qualche altro problema. E nessuno sta chiedendo che Auteri venga allontanato, nessuno, almeno qui dentro, lo sta chiedendo. Stiamo analizzando in maniera lucida tutto quello che sta succedendo. Riccardo, Valdifiori e Galano sono due problemi che vanno risolti. Riccardo, poi andiamo in pubblicità perché dopo parleremo anche di Matteassi. Io torno a quello che dire prima, guardando la partita da spettatore, io vedo che la squadra è lenta.
arriva sempre in ritardo e soprattutto non vince contrasti. Quindi ci potrebbe anche essere un problema di preparazione. Perché è vero che, come ha detto, eravamo stanchi, ma anche tutte le altre squadre hanno giocato 5 partite in 15 giorni. Io ho visto una squadra lenta, una squadra deconcentrata. È questo che io punterei sul problema. Cioè, a livello proprio di se, io ho detto prima sono scarsi, non devo dire che i giocatori sono scarsi, devo dire che sono scarsi quando vanno in campo deconcentrati, che a quel punto perdono il valore aggiunto che hanno come buoni giocatori, perché se non c'hai la testa, coi piedi non puoi giocare. La squadra per il momento è probabilmente tutto dettato dal fatto che c'è grande confusione. Non dimentichiamo che questo allenatore ha cambiato i 3 attaccanti vincendo 1-0 e hanno messo altri 3. È vero che lui ha detto prove di forza, no, questa è una prova che poi devi gestire uno spogliatoio, quei 3 giocatori che hai sostituito. È vero che ha 7 attaccanti ed è vero anche, come avete detto che voi, che Ferrari, visto che abbiamo visto tutte le partite, è il giocatore che ha dato di più. E voglio vedere adesso se avrà il coraggio, perché gli vuole il coraggio, di metterlo in campo sabato con l'Olbia. Pensiamo di sì. Pensiamo di sì, non lo sappiamo. Pensiamo. Perché io anche me l'aspettavo in campo anche settimana scorsa e non c'era. Va bene, Andrea Padova. Allora, Salosi sta per riprendere il secondo tempo, Ferralpi sempre avanti 1-0 con l'autogol di Donnarumma, ma attenzione, Ferralpi in 10, espulso Luppi. Quindi... Pubblicità, poi parleremo di Matteassi e della prossima partita con l'Olbia, tra poco. A Montesilvano, Notti d'Oro raddoppia la superficie, aprendo di fronte un nuovo store di oltre 1000 metri dedicato esclusivamente al riposo. Materassi dei migliori brand internazionali, quali Dorelan, Simmons, Dorsal, Manifattura Falomo. Inoltre troverete oltre 45 tipologie di letti imbottiti dei migliori produttori italiani, quali Bontempi, Noctis, Samoa, Le Comfort e Nicoletti. Nel nuovo store potrete vedere e provare 45 tipologie di materassi, dove sarà impossibile non trovare il materasso più adatto alle vostre esigenze. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Da Notti d'Oro conviene. La storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozione e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ora 22:10 minuti, dunque ultima fase di replay, abbiamo detto prima della pubblicità, anche Matteassi a fine partita continua a sostenere che ci vuole un filotto di vittorie, no? Sul caso Galano abbiamo già detto prima, la motivazione non convince, però forse è che il filotto di vittorie, di risultati positivi non lo cercano tutte le squadre. No, non capisco, no. Il signore non l'ho capito, poi io domando, però ho fatto una domanda banale ancora, no, la domanda non è banale, appunto. Sulle dichiarazioni di sulle dichiarazioni di Matteassi, scusami, non l'ho capito, perché prima della partita, dopo la penultima partita, dobbiamo fare filotto di risultati, si pareggia domenica, dobbiamo fare adesso un filotto di vittorie. Intanto io spero di essere smentito, faccio il giro del palazzo in mutande in pieno giorno, se mo magari il Pescara vince 5-6 partite di seguito, ci facciamo due risate, intanto il Pescara vince, che sì, se fa il filotto c'ha ragione, ho capito, se fa il filotto, bravo, ma che significa dire fa il filotto? Ma perché c'è un direttore sportivo, un allenatore, un giocatore che non pensa di fare un filotto di risultati positivi, magari di vittoria. Vabbè, ancora, di ancora dire, meglio, dai, è un modo di dire, no? Eh? È un modo di dire, ma sì, perché tu parli di direttore sportivo e parla cosa deve dire in questo di momento dire, va bene, ho capito, sì, Alessandro, tu prima accennavi al mercato di gennaio che potrebbe modellare questo organico, quindi la necessità forse a centrocampo di avere un elemento in più in fase di rottura. È venuto a mancare il Dirisio che forse cercava Auteri, che è anche, come diceva Andrea prima, fuori rosa dal Bari, no? È fuori la lista dei 25 a Bari, e anche consiglio di tenere d'occhio questo nome, Semenzato, che è un difensore che Auteri ha avuto a Bari lo scorso anno, anche lui fuori lista a Bari ora. Anche perché questa squadra è stata fatta da Matteassi e Auteri, a fine mercato erano entrambi soddisfatti delle varie operazioni, quindi non si può dire, come è stato fatto in passato, che l'allenatore si è ritrovato una squadra che forse non voleva, no? No, io sono solidale col lavoro di Matteassi e anche dello stesso Auteri, nonostante questa squadra sia in fase di involuzione. Perché per rigenerare proprio un gruppo nuovo c'era bisogno di tempo. È plausibile che vadano nel mercato dei giochi. Se loro vogliono dare fiducia a questo allenatore, credo che sia anche logico che prendano qualche giocatore forse che è già stato alle sue dipendenze. Al di là di quello, credo che il Pescara debba prendere un giocatore a metà campo che ci abbia una certa verve agonistica e forse anche un difensore centrale. Poi ci sarà il problema giustamente della lista, perché quando tu dici esce uno, entra Balzano che ti può dare una mano, vive Pascal, ci può anche stare. No, ci basiamo sulle dichiarazioni del Presidente che sono ha detto che Balzano doveva essere inserito. Sono d'accordo, però tutte le valutazioni che noi facciamo, secondo il mio modesto parere, devono essere relativizzate a ciò che questa squadra ha ereditato contrattualmente dall'anno scorso. E sicuramente non era pensabile di riuscire a cambiare la totalità degli elementi del gruppo, perché come tu hai detto giustamente poc'anzi, Valdifiori c'ha un problema anche anagrafico oltre che probabilmente salariale, quindi ci sono delle dinamiche di mercato che sono condizionate
dai contratti che hai in essere, perché io sono sempre stato forse uno di quelli che ha sempre puntato il mitragliatore su tutti quelli che componevano la rosa l'anno scorso. Io ho sempre detto che devono essere mandati via tutti, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ci sono i contratti lunghi e la società ha avuto secondo me delle difficoltà. Perciò sostengo che se riescono loro ad essere compatti, a non sganciarsi troppo dalla prima della classe, e già un pareggio con la Reggiana toglieva 2 punti alla Reggiana, perché lì in quella partita secondo me Pescara si è suicidato. Secondo me il tempo per recuperare c'è. Allora, come diceva anche Totò all'inizio, bisogna stabilire una squadra, il modulo in maniera definitiva. Ora sembra che si passi in maniera definitiva, però mai dire mai, a un 4-3-3, quindi si abbandona l'idea del centrocampo con soli 2 centrocampisti, anche per la sofferenza che si è avuta in fase difensiva. In questo senso cambia un po'. Allora, però c'è anche da dire un fatto, che prima si diceva Auteri non deve fare l'integralista, cioè giocare sempre con il 3-4-3. Adesso si dirà però sta cambiando, cioè bisogna un attimo focalizzare l'attenzione su cosa dovrà andare incontro per il resto del campionato, cioè l'idea deve essere quella. Deve cambiare per evitare di continuare questo a prendere... lui, cioè, sì, l'importante... secondo me deve cambiare nella speranza che non si continuino a prendere 1 o 2 gol ogni partita. Sì, vabbè, questa deve essere una risposta alla Matteassi. Cioè, sarà una risposta alla Matteassi, è così. Ma questo in questo caso sì. Questo è scontato. Sì, ma la cosa che, perdonami, disarmante è stata quando lui ha giocato a 4, la prima cosa che ha detto in conferenza stampa, dopo aver detto che abbiamo fatto una buona partita, fa: avete visto che abbiamo preso 2 gol anche in 4 dietro. Sì, lui ha sempre detto una questione ho capito, è una questione di modulo, perché non ha questo giocatore, non ha questione di moduli, sarà mica colpa mia di Totò, cioè di qualcuno sarà responsabilità. Non è colpa di nessuno. Guarda, lui secondo me è in confusione. Totò, io adesso sì. Non ricordo tutte le stagioni di Auteri, però anche negli anni passati Auteri non ha fatto magari benissimo, però poi è stato esonerato, ma spesso è stato richiamato, perché probabilmente lui riesce anche a dare la propria impronta di gioco. Quest'anno a me sembra che non ci stia riuscendo con continuità. Tutti questi cambiamenti tattici. Però all'inizio sembrava. All'inizio sembrava, poi è successo sicuramente qualcosa. Secondo me quest'anno sta incontrando più difficoltà rispetto agli anni passati, anche nella sua carriera personale. Anche lo scorso anno a Bari ci furono questi problemi. Però inizio stagione la preparazione era per tutti uguale, adesso noi probabilmente, io ribadisco, non arriviamo mai primi sul pallone, c'è un problema anche di preparazione, c'è qualcosa che o disattenzione o a livello fisico, se tu li vedi, sono molto fermi, non è una squadra viva, tranne per 10-15 minuti in ogni partita. Nelle ultime partite secondo me c'è stato anche un calo fisico di intensità. Ma si è svegliata e poi bloop. Si spegne completamente. Nelle ultime partite secondo me c'è stato anche un evidente calo di intensità. Sì. Il fatto del centrocampo conta relativamente, essere a 3, essere a 2. Secondo me sì, perché se noi andiamo a vedere come ha cominciato... Gli uomini imprescindibili abbiamo capito intanto che sono Pompetti, che sì, sicuramente, e per le caratteristiche Rizzo, no? Perché è l'unico interdittore. Mettici Ferrari e Di Gennaro sono già 4. Parliamo del centrocampo. Sì, in questo momento sì, voglio dire, se ci sta da fare un intervento, però dipende pure da come vuol giocare, perché se ricordiamo l'inizio del campionato, la squadra non è che la squadra giocava alla grande, non è, quello che abbiamo visto le prime 2 partite, non è che ce lo siamo sognato, era una squadra che giocava in un certo modo. Sì, io continuo a dire. Ci si può anche ripetere il 3-4-3, il problema vero è che siamo andati veramente in confusione. Da una settimana all'altra questo continuo cambiamento, ma nella scorsa della stessa partita di cambiare, io le cose che mi colpiscono di più per esempio sono Pompetti, che è un sostituibile, che poi cambiando modulo non può far giocare mediano, magari gioca dietro le punte, lì anche non è che l'ho capita questa cosa, però quella la forza secondo me, soprattutto una squadra che vuole soprattutto attaccare, credo che siano Ferrari e De Marchi. Perché non possono giocare insieme?
Ma adesso lui farà il 4-3-3, ma riproporrà Ferrari esterno come ha fatto l'altra volta, o De Marco esterno, cioè non ha senso. Io per quello continuo a dire, secondo me è in confusione, cioè, né mi sembra che possa passare il messaggio che la squadra è scarsa. La squadra è competitiva, non è inutile che ci giriamo, le altre le stiamo vedendo, voglio dire, non è che abbiamo visto i fenomeni, anche quelli che ci hanno messo sotto. Sono sembrate delle squadre scarse, voglio dire, però ci hanno messo sotto. Evidentemente non funziona come è stata assemblata negli ultimi due mesi, perché purtroppo questa squadra si è persa, e si è persa, credo che sia stata aggressiva. Però, per esempio, Terry potrebbe dirti, anche il Padova è partito bene, adesso sta accusando una flessione, sta ancora perdendo il Padova, ancora perdendo, una mini crisi anche no, per il Bari che prende 3 gol in trasferta. Enrico, però sono situazioni che non sappiamo, stiamo valutando. Di risultati, io dico per me, preoccupa più la condizione della squadra che la classifica. Vale soprattutto la continuità, la crescita della squadra. A me mi è sembrato appunto che lui sia partito con le sue idee in maniera ottima, mettendo i giocatori al posto giusto, attrezzando una squadra che comunque giocava in maniera offensiva, ma secondo me con grande costrutto. Poi questa squadra si è persa. E si è persa, quindi anche la difesa non è che preoccupasse tanto le prime partite. Evidentemente si è persa proprio questa compattezza di squadra. Io questo che noto, che mi fa stare preoccupato per il futuro, insomma. Adesso un nome vale l'altro come squadra. Viene l'Olbia a Pescara, che già in Coppa Italia abbiamo visto, una squadra che può giocare a viso aperto. Ieri un passo falso. Andrea, c'è qualche assenza anche nell'Olbia? Sì, c'è un'assenza importante, ma anche il miglior attaccante, il più prolifico, che è King Udo, che è stato espulso contro il Modena, quindi non ci sarà. Potrebbe essere sostituito da Simone Mancini, che qualcuno ricorda, è uscito dalle giovanili del Pescara, è stato anche in prestito in varie squadre, tra cui il Fano di Epifani e Bocchetti, e ora lui è il primo cambio degli attaccanti. C'è il ragazzo? C'è il ragazzo, che ieri ha sbagliato un calcio di rigore, però insomma lui sarà sicuramente titolare. Anche quando è arrivato il Pesaro a Pescara, era l'ultimo in classifica, abbiamo avuto problemi. Con la Fermana abbiamo avuto problemi, con la Viterbese abbiamo avuto problemi. Quindi il problema è quello. Non si può sottovalutare nulla. No. Abbiamo visto anche stasera la Reggiana sul campo del Pontedera. No, ma anche io ho visto la prima partita giocata contro l'Olbia, era la prima uscita stagionale, credo, del Pescara. Anche lì una squadra che giocava, però mi sembra che Antonio dice che c'erano parecchie defezioni, però anche in quel frangente una squadra che ha concesso tantissimo. La cosa che volevo far sottolineare della classifica dell'Olbia, l'Olbia non conosce un attimo la classifica. No, ma non conosce mezze misure, perché ha pareggiato una sola volta, quindi o vince o perde. Sembra che sia una squadra che o porta a casa l'intera posta in piale o le partite le perde. Mi sembra che abbia fatto solamente un pareggio contro i 5 del Pescara. È una squadra ovviamente che viene costruita dalla mandante, che è il Cagliari. 4 vittorie e un pareggio. È una squadra che viene costruita da Cagliari. Scusami Alessà, se posso aggiungere un elemento. Il Pescara tra le prime 10 è quello che ha la peggiore differenza reti, cioè c'ha appena più 2. Cioè questo è un dato, voglio dire, che ti fa capire perché non c'è equilibrio, voglio dire. Perché la Reggiana sta più 12, la Cesena più 10 e via dicendo. Pescara sta a più 2. A significare proprio che questo equilibrio manca di squadra, voglio dire, più chiaro di così come deve essere, se andiamo solo con le cifre. Il miglior attacco, la peggior difesa insieme alla Carrarese. Esatto, però la differenza è più 2, capito? Quindi sono quasi uguali. Queste 11 giornate di campionato, qual è stata la sorpresa che non ti aspettavi, Alessandro? È presto per dirlo? No, stanno un po' tutte lì, ecco, un po' in ritardo Entella, Pescara e Siena. Non c'è un qualche cosa. Forse l'Ancona. L'Ancona, la sorpresa l'Ancona, perché ha avuto questo scivolone inaspettato ieri con la Fermana, che altrimenti, se Maurizio ci fa rivedere la classifica, già ieri se fosse riuscita a pareggiare. C'è anche Limolese nella zona alta, Limolese, cioè, sta ripetendo lo stesso campionato di 2 stagioni fa. Il Modena e l'Ancona, ecco, lì 19 punti fino a 3 partite fa è stata anche solo per una notte, ma comunque era prima in classifica, quindi poi dicono che giochi bene. L'Ancona, tra l'altro, scusami,
c'ha anche la migliore coppia d'attacco, hanno fatto 13 gol in due, voglio dire. Quindi... Eppure l'Ancona che io ho visto il primo tempo a Pescara è stata una squadra, sì, sembrava una squadra annichilita. Dal Pescara, tanto che, da tanto quel che Pescara c'erano delle azioni, se vi certo, ricordate, che iniziavano Antonio, perché adesso ci sono, sì, le mode, no? Iniziavano dando la palla al terzino destro sulla bandierina, che io vedevo la partita con un amico, dicevo, ma li stanno massacrando, con che spirito possono provare a iniziare l'azione da dentro l'area loro invece di rinviare il pallone? E adesso c'è l'irritazione. E quella, per esempio, quando noi parliamo di mancanza di equilibrio, quella era una partita che io non avrei mai potuto immaginare che fosse messa in discussione, perché c'è stato un primo tempo dove sembrava una squadra che aveva una categoria superiore, sì, sembrava la partita del giovedì tra la squadra, ma il secondo adesso... no, però esattamente. Anzi, esattamente, ecco perché io all'inizio della trasmissione dicevo questa, ma anche squadra, anche nella prima trasferta non ricordo dove ha vinto il Pescara, Carrara, la cosa che ti fa impazzire Carrara di questa squadra partita. E forse quando noi parliamo di equilibrio, io mi spingo a dire, anche se il concetto deve essere anche relativizzato alla categoria, cioè ci sono state delle gare in cui il Pescara, secondo me, aveva la necessità di dover addormentare la partita, cioè la partita con l'Ancona era una partita che non aveva nessun senso di mettere in discussione, anche con la Reggiana, anche se tu hai preso il 2-2 in fuorigioco, ma era una partita che non si doveva perdere. Eppure c'è stata un po' di presunzione, c'è stata forse... No, ma forse anche di immaturità, oltre che a presunzione, Enrico, anche, perché la squadra... Anche di compattezza, per la colpa te, perché la squadra che ti deve vincere il campionato... È lì che non sta crescendo la squadra. Esattamente, la squadra che deve vincere il campionato deve riuscire a capire quando è il momento che il ritmo deve essere... Comunque, il Cesena è la squadra del momento. Sì. Cesena e il Pescara ci giocherà tra due lunedì e lì sarà un altro banco di prova. Tu l'hai vista, scusa, Cesena l'hai vista, Tero? Gioca molto bene. Non fa tanto testo la partita di ieri, che a Teramo mancavano 8 giocatori, già non è forte di per sé con 8 giocatori in meno, però è una squadra che tatticamente sta bene in campo, quando è in possesso di palla giocano in velocità. Insomma, si per chiudere, bene. Chi ha più fiducia di voi sulla ripresa della squadra? Paolo, da 1 a 100? 51 perché ho abbastanza, cioè abbastanza fiducia, perché mi sembra davvero clamoroso il cambio che c'è stato di passo. Ripeto, non che il Pescara abbia convinto sempre 90 minuti per partita, però nelle prime partite, quando spingeva sull'acceleratore, era una bellissima realtà. Quindi io mi auguro che si possa ritrovare un certo equilibrio, forse anche una condizione fisica, perché nelle ultime partite ho visto un deciso calo di intensità. Quindi 51 su 100 sono fiducioso. La tua fiducia eventualmente, Totò, a cosa è legata? No, è legata alla possibilità che l'allenatore capisca gli errori che sta facendo di gestione che ha fatto fino a questo momento, perché credo che sia là il punto, perché io resto dell'avviso che questo organico sia molto forte rispetto per la categoria, per cui evidentemente sta giocando sotto tono. Da 1 a 100 la fiducia? La fiducia da 1 a 100, diciamo con almeno 40 ce lo metto. Bassa 40. Perché sono ottimista. Perché bassa dopo... 40. Perché sei ottimista di natura. Esatto. Mi verrebbe da dire, come ha detto Paolo, 51 e 49, tanto per far vedere, ma non sono molto fiducioso, perché al di là della tattica, di tutto il resto, è tu vero dici, anche che la stagione parte male è difficile raddrizzarla? No, quello no, perché la storia ci dice che fino a Natale è un campionato, al di là del mercato di gennaio, e poi a primavera i campionati si decidono, però aspettare primavera è lunga, se continua così questa squadra. Ossia, troppi gol presi, è banale dirlo perché lo vedono tutti, però è altrettanto banale, anzi altrettanto realistico dire che evidentemente c'è qualcosa, Alessandro, che non funziona in questa squadra. No, io anche 60-70 deve essere perché questa squadra in porta ci arriva. Che noi tutto quello che stiamo dicendo ha un senso, è tutto legittimo. Anche il recupero di Drudi nelle retrovie può essere un fattore importante. Può essere, però comunque questa è una squadra che in porta ci arriva. Anche con Drudi sono uscite delle partite. Che gioca a Ferrari o non gioca a Ferrari, questa squadra ha un'ottima fase realizzativa. Quindi io alzerei la percentuale in aumento e sarei sicuramente più fiducioso per il futuro.
percentuali sicuramente si abbasseranno adesso, Riccardo. Beh, effettivamente io non do la grande percentuale, anche perché abbiamo tante squadre davanti, squadre che abbiamo visto hanno giocato meglio di noi, che ne dica il nostro allenatore, che dice che facciamo delle ottime partite, perché Reggiana, Modena e Cesena in questo momento hanno qualcosa più di noi e non solo loro. Quindi per quanto riguarda, si è fermata a 40. Tu... No, per quanto riguarda il primo posto attualmente zero. Per quanto riguarda l'entrata nei play-off, 40-45. Play-off ci entrano fino alla decima piazza. Ho capito, ma siamo settimi, ottavi, ogni tanto bisogna avere l'umiltà anche di guardare dietro. E noi continuiamo ad andare avanti, però ribadisco, Viterbese, Pesaro, c'hanno Fermana. Fermana al primo tempo si va al Brasile, non abbiamo toccato la palla, non abbiamo toccato mai la palla. Questa è la vera verità. Fermana Pescara, Pescara Fermana, il primo tempo non abbiamo mai toccato il pallone. Vabbè, ma devi guardare avanti. E guarda avanti, niente. 40. Penso 40 come Totò? No, io parlo di... No, beh, 40 Totò. Parlavo di primo posto, prima. No, di primo posto, capito, zero. Capito. Zero. Enrico, dare oggi il 51% su, 4, su 60 al Pescara per il primo posto. Per il primo posto con zero, in questo momento tre zero. Davanti che certo. Erano state costruite, Reggiana, Cesena e Modena costruite per vincere il campionato. Fino a oggi sono andate anche meglio. Siena si è affidato a Maddaloni. Lentella. No, ma dai, ma scusami, ma è uno scherzo dire che possiamo vincere il campionato. È uno scherzo. Ma dai, ma non è. Ma no, dai. In questo momento non puoi dire una cosa del genere. Abbiamo una merda di problemi, andare al primo posto. Entrare nei playoff, sì, 40-50%. Arrivare al primo posto, direci 60-70%. Io credo, io credo che la tua domanda. Domanda non fosse relativa a ciò che oggi il Pescara, perché i dati numerici non ti possono far pensare che arrivi prima in classifica, però si tiene conto, secondo me sì che si può riprendere il Pescara, assolutamente sì, secondo me sì, per il primo posto, ecco. Secondo me si può, secondo me il tempo per rimontare c'è, però è condizionato a tutta una serie di situazioni che devono essere, bisogna fare un filotto. Però ha ragione Matteo. Il filotto lo fai quando giochi a biliardo. Vediamo ragione a Matteo. Ha capito tutto. Matteo si è capito tutto. Lui sì che è bravo. Andrea. Va bene. Andrea. Non lo sapevo che bisognava vincere le partite per vincere sotto. Il campionato. Dimmi Andrea, il Padova sempre sotto 1-0, sta attaccando poco fa anche un gol annullato, però sempre sotto 1-0 a 20 minuti dalla fine, pur essendo in superiorità numerica per espulsione di Luppi nella Federal Pisalò. Attenzione, forse palla gol? No, niente. Grazie a Paolo Sinibaldi, grazie a Totò De Leonardis, a Francesco Di Francesco, grazie ad Alessandro Alberti, a Riccardo Clinco, ad Andrea Costantini, ovviamente a Maurizio Daguin regia, a Loris Bennato. Ci rivedremo lunedì prossimo. Ricordo, il Pescara a 8 punti dalla vetta, la Reggiana ha pareggiato 2-2 sul campo del Pontedera. Grazie per averci scelto.